Ciao a tutti e benvenuti. Oggi prepareremo un bel dolce con le fragole, una golosissima e fresca cheesecake. Vediamo insieme gli ingredienti. Per la base vi occorreranno 150 g di burro e 300 g di biscotti digestive. Potete o usare un mixer per tritare i biscotti oppure metterli in un sacchettino per alimenti e schiacciarli con il mattarello. Magari mettetene pochi per volta e schiacciateli. Se volete potete anche utilizzare qualche altro tipo di biscotto, non necessariamente questi, basta che siano secchi e non farciti né ricoperti di cioccolato e soprattutto che riusciate a tritarli in polvere senza problemi. Vedete, dovranno essere molto molto fini. Ora potete sciogliere il burro o al microonde oppure in un pentolino. Aggiungete il burro fuso. Mescolate per bene. Ora prendete uno stampo a cerniera del diametro di 24 cm. Io ho già messo della carta da forno, in questo modo quando andrete a tagliare le varie fette di cheesecake non si attaccheranno al fondo. Trasferite i biscotti. Schiacciate con le mani o se volete con un bicchiere, io preferisco con le mani. Cercate di ottenere più o meno lo stesso spessore. Ora mettete in frigo per almeno un quarto d'ora, nel frattempo andiamo a preparare la crema di formaggi per il cheesecake. Ora andremo a preparare la crema di formaggi, vediamo insieme cosa ci serve. 500 g di mascarpone, 200 ml di panna, 250 g di ricotta, 150 g di zucchero, 250 ml di yogurt alle fragole e 12 g di gelatina in fogli che ho già messo in ammollo in acqua fredda. Iniziate lavorando il mascarpone con lo zucchero. Aggiungete ora la ricotta. E prendete lo yogurt alle fragole. Ora io scaldo la panna al microonde. Voi potete sempre usare o il microonde o un pentolino. Abbiamo tolto tutte le ciotoline che non ci servivano più, abbiamo strizzato la gelatina e questa è la panna scaldata. Ecco qua, la vado ad aggiungere alla gelatina e la sciolgo. E ora vado ad aggiungere la gelatina sciolta nella panna nel composto di formaggi. Ecco qua, abbiamo amalgamato tutto, ho preso lo stampo dal frigo e ora verso la crema di formaggi. Livellate un po' la superficie. Ecco qua, ora potete mettere in frigo per almeno 3 ore o comunque fino a che il cheesecake non si sarà rassodato. Mentre il cheesecake è in frigo a rassodarsi, prepariamo la salsa alle fragole che useremo per guarnirlo. Vi serviranno 300 g di fragole e 30 g di zucchero a velo. Prendete le fragole
tagliatele a pezzetti. Prendete un contenitore dai bordi alti dove andrete a frullare le fragole con una frullatura ad immersione. Prendete le fragole tagliate a pezzetti ed aggiungete lo zucchero a velo. E ora con un frullatore a immersione frullate il tutto. La salsa di fragole è pronta, dovrete solo filtrarla con un colino. Ho utilizzato la stessa ciotolina dove c'era lo zucchero a velo. Questo è il cheesecake che ho preso dal frigo. Come vedete, ho messo della pellicola per evitare che assorbisse gli odori del frigo. Aprite delicatamente la cerniera e magari aiutatevi con una spatola, in modo da staccare il cheesecake dai bordi senza che si spacchi. Ed ecco qua. Ora tagliate una bella fetta del vostro cheesecake alle fragole. E aggiungete un po' di salsa alle fragole. Ed ecco una bella fetta di cheesecake alle fragole. Vi ricordo che sul sito trovate anche un'altra variante. Invece della salsa alle fragole che io oggi ho preparato in maniera più veloce, c'è la ricetta della gelatina alle fragole. Vi basterà andare su gnamgnam.it e cercare il cheesecake alle fragole. Vi ringrazio e alla prossima video ricetta.